attraversava in maniera evidente, definita, quelle che erano appunto le varie iniziative politiche che stiamo facendo in municipio, mentre poi lo faceva da altri punti di vista diversi, perché appunto abbiamo fatto questo osservatorio sul TMB, abbiamo detto che era importante ragionare su che cosa vuol dire fare delle lotte ambientaliste, e su questo ci siamo spesi in vario modo. E però non sappiamo come si fanno delle lotte ambientaliste, non abbiamo la conoscenza, non abbiamo lo storico, non esiste un movimento ambientalista serio in Italia, e questa cosa, insomma, ha delle ragioni che tu in parte spieghi nel libro, o comunque sicuramente su cui ci fa ragionare nel libro. Non esiste di fatto, nonostante l'ambientalismo è un movimento internazionalista, cosmopolita per definizione, non esiste una grande mobilitazione mondiale in questo momento, nonostante ci siano state fasi calanti e fasi crescenti, e dall'altra parte spesso non esiste neanche, come dire, una consapevolezza di un'educazione all'ambientalismo. Tu parli espressamente nel libro di giustizia ambientale, e perché pensi che appunto questa questione non riguardi semplicemente una forma di sensibilizzazione o di coscientizzazione, questo è abbastanza evidente, ma chiaramente cerchi di ricucire almeno una storia del passato prossimo, dove le lotte, diciamo, l'educazione ambientalista, la coscienza ambientalista, ecologica e ambientalista hanno incrociato con tutte quelle che sono delle forme di lotta per diritti. E questo, secondo me, forse è una delle cose che ci dicevamo anche tra di noi chiacchierando, è oggi un punto d'arrivo che evidentemente era molto chiaro a chi su queste cose ci si è trovato a intervenire, a ragionare, a lottare anche negli anni precedenti, che oggi invece sembra, come dire, quasi l'unica possibile modalità per fare politica, e cioè mettere insieme lotte per i diritti e questioni ambientaliste, pensando che appunto poi l'ambientalismo non sia, come dire, una terza pagina verde, ma sia la cornice, la lente con cui guardiamo le nostre problematiche, che possono essere quelle legate alla casa, quelle legate alle migrazioni, quelle legate al lavoro, perché di fatto le questioni della giustizia ambientale inclinano, porcono tutto il resto delle questioni. Quando pensiamo appunto come sarà il lavoro nel 2070, ci viene ormai una domanda prima: chissà se esisterà questo pianeta nel 2070? Spesso ci rispondiamo sicuramente che il pianeta non sarà così. Quindi finisco da dove ho cominciato questo ciclo di iniziative, e magari appunto ne riusciremo a fare un'altra sicuramente più partecipata, ripensandola in tempo con accuratezza più di questa volta. L'abbiamo chiamato Destino Marte, cioè l'idea che effettivamente, quindi, c'è una preoccupazione per il pianeta che diventa una preoccupazione globale. Abbiamo pensato appunto un altro titolo che poteva essere Terra Compromessa, perché di fatto l'idea che in qualche modo ci sia un'urgenza di questo dibattito è evidente a tutti. Però quello che ti volevo chiedere da subito, e ti passo la parola, è proprio questo aspetto, come dire, pedagogico e comunicativo, e vorremmo in qualche modo capire, tu che ne hai viste diverse, cosa funziona e cosa no nelle lotte ambientaliste. Di quello che è, a nostro avviso, dico nostro perché non è farina del mio sacco quel libro, è farina del sacco collettivo di 25 anni di tante battaglie di chi, ricercatori, intellettuali, attivisti, hanno lavorato nel campo della giustizia ambientale ecologica. Quindi è importante. Sei il terzo degli amministratori, perché a parte De Magistris e Lulu Orlando, sei l'unico amministratore in questo momento con cui ci stiamo confrontando su questi temi. Quindi grazie al municipio, grazie a voi. Quindi la disponibilità magari per un incontro che potremmo chiamare terra inerme o terra madre, perché
perché forse potremmo anche partire da qui. I temi che tu hai già posto sono tanti, quindi provo ad andare in questa forma di chiacchierata, interrompetemi quando volete, perché siamo, tra di noi possiamo usare l'informalità come metodo di discussione. Terra in ermo o terra madre, perché una delle prime problematiche di carattere scientifico con cui gente come me si trova a fare i conti in queste ultime settimane nel nostro paese, sulla quantità anche di errori che stiamo facendo. Quando Christian dice nel 2070 ci sarà ancora la Terra, beh certo che ci sarà la Terra. Abbiamo sentito purtroppo i media ripetere e affrontare il tema posto dal Friday for Nature in maniera sbagliata, perché la Terra non è un sistema inerme, la Terra è un sistema autopoietico in continua trasformazione, c'è qualcosa di vivo che si trasforma, che ci mette a disposizione 18 miliardi di ettari di biocapacità ogni anno con cui tu fai lo sviluppo, per esempio. O affronti i temi che Christian ci citava, migrazioni, lavoro, salute, ci metteremo. Se noi riteniamo che la Terra quindi non è un sistema inerme, quindi filosofia meccanicistica per cui tu si fuori una ruota, la levi e ne metti un'altra, non funziona così, perché gli ecosistemi vivono nello scambio delle relazioni, noi con loro, essendo parte degli ecosistemi, in una relazione complessa che von Bertalanffy aveva già identificato in un libro molto bello che si chiama Teoria dei sistemi, per cui tu su una componente malata, un elemento malato, non puoi agire pensando di levare la ruota e metterne un'altra. Devi valutare che la componente malata avrà costruito una relazione diversa con le altre componenti che a loro volta alimenteranno un altro equilibrio e tu puoi agire su quell'equilibrio. Dico questo perché non è sbagliato in maniera semplicistica da parte dei media quello che hanno raccontato. A nostro avviso lo raccontano perché vogliono tenere schiacciata sul piano pedagogico la questione che noi poniamo, che sono questioni di giustizia e di relazione tra giustizia e sostenibilità, all'interno dello schema ottocentesco che vede nell'ambientalismo la risposta che noi dobbiamo dare a una terra malata. Quindi noi facciamo un'operazione di disvelamento quando diciamo che la terra non è inerme, il problema non è la terra malata, il problema è noi come ci rapportiamo con gli ecosistemi della terra, come noi ci rapportiamo nella relazione con quello che la terra ti mette a disposizione. E allora a quel punto sorge una domanda. Una delle prime questioni che noi dovremmo affrontare nel linguaggio è che non dovremmo più parlare di questioni ambientaliste, perché le questioni ambientali sono questioni maledettamente sociali. Per cui il primo elemento che noi vogliamo socializzare con voi, che abbiamo provato a farlo a partire da Cancun nel 2011, ed è una buona notizia per noi, è che c'è una relazione diretta tra le diseguaglianze sociali e le ingiustizie ambientali. E questa relazione esiste a partire dal 1970. Questa relazione ribalta tutte le categorie con cui noi siamo stati abituati a intendere le scienze politiche, le politiche economiche, le politiche industriali. Per cui vi faccio una domanda. Esiste una relazione tra il diritto al lavoro, il diritto alla salute e i cambiamenti climatici? Evidentemente sì, se non stareste nemmeno qui. Ma la politica attuale, istituzionale, ritiene che questa relazione non esista. Per cui non affronta in questo termine le questioni del lavoro, le questioni della salute e le questioni dei cambiamenti climatici, tende ancora ad affrontarle in maniera separata. Questo atteggiamento provoca un aumento della crisi sociale, della crisi ambientale. Quindi noi ci siamo detti, possiamo rispondere ancora in due tempi alle due grandi questioni che attanagliano le nostre vite? Cioè le ingiustizie da una parte e l'insostenibilità ambientale dall'altra? No. Per cui da 25 anni i movimenti per la giustizia ambientale, poi ci torniamo su come sono cresciuti, da dove sono partiti e quali sono le differenze con l'ambientalismo, hanno posto una questione che è stata definita da Jean Martin Salier l'ecologismo dei poveri, cioè hanno posto una questione soprattutto legata ai diritti, ai loro diritti, non si sono posti come ambientalisti. Le mamme che si abbracciavano gli alberi per impedire la deforestazione in India, o tutte quelle comunità che avevano come unica scelta o quelle di essere sfollate o di resistere nel loro territorio, nelle loro linee di costa o all'interno delle foreste per resistere davanti all'avanzata della frontiera del modello capitalista che tende a controllare fino anche il germoplasma, le patenti sulla vita, quindi il grande business è
appropriarsi dei servizi ambientali gratuiti, dello spazio bioriproduttivo, perché con quelli fai lo sviluppo. E chi c'era in questi anni in cui la frontiera del capitalismo è arrivata perfino ai diritti sulla vita a provare a fermare l'avanzata del controllo su tutta la materia vivente? Queste nuove soggettività, questa è l'altra buona notizia, che in maniera inconsapevole si sono posti su un terreno di resistenza che li ha portati a riesistere, perché si sono accorti, da ecologisti poveri, come sono stati definiti da Jean Martinez Salier, che era più facile per loro costruire forme di partecipazione e democrazia più solida rispetto a quelle che avevano introiettato dalla democrazia rappresentativa, che per prendere decisioni e deliberare all'interno di un'assemblea i meccanismi che loro stavano sperimentando erano più solidi rispetto a quelli che sperimentiamo noi. Lavorando hanno capito e riscattato quelle che noi abbiamo definito scienza post-normale, che loro definiscono educazione popolare, quindi tutta una serie di conoscenze che noi abbiamo inteso come non utili. In questo, e arrivo a risponderti rapidamente perché è interessante la questione che Christian pone sulle differenze tra ambientalismo e movimenti per la giustizia ambientale. Nel libro io ne elenco alcune di queste motivazioni. L'ambientalismo è un movimento internazionale per sua natura che ha una forte efficacia soprattutto quando deve lanciare delle campagne per dei no. Ma l'ambientalismo, che è comunque qualcosa che nasce all'interno delle logiche europee, delle politiche europee, non mette al suo interno alcune questioni essenziali, per esempio le questioni legate alla giustizia sociale o all'equità intra e intergenerazionale. Sembra quasi che l'ambientalismo intenda le questioni appunto ambientali separate dalle questioni sociali e accetta la definizione che noi abbiamo accettato in maniera acritica di sviluppo sostenibile, che è una definizione del 1986 della Brundtland, che non assume, non fa proprie nessuna delle questioni di cui noi stiamo ponendo qui, cioè l'equità intra e intergenerazionale, i temi della giustizia sociale, nemmeno le questioni di genere, perché nei movimenti ambientalisti quasi sempre sono i maschi a essere. In più, nei movimenti ambientalisti, fateci caso, non c'è mai una critica sistemica, e cioè la domanda che poi i poveri, gli sfigati, gli ignoranti si sono posti camminando, partendo dalla resistenza, cioè questa è casa mia, il mio territorio, io vivevo con le comunità indigene, ho vissuto con un popolo che minacciava il suicidio di massa, gli Uva in Colombia, perché secondo loro Dio, Sira, gli ha dato un compito che era quello di difendere il sangue di Madre Terra, Ruiria, il petrolio per noi occidentali, e se avessimo preso il sangue di Madre Terra in quel punto della cosmogonia indigena nel nord-est della Colombia a confine con il Venezuela, le profezie dicevano che il serpente di fango, Yara, sarebbe venuto a valle per divorare non solo l'uomo bianco, l'uomo indigeno, ma anche l'uomo bianco. Metafore per dirci, un po' come facevano gli Ashuar, se tagliate le foreste ricadrà il cielo, per dirci scientificamente quello che noi sappiamo già. Pensate alle alluvioni, pensate ai cambiamenti climatici, all'acidificazione dei mari, a tutto quello che oramai abbiamo imparato a conoscere come questioni ambientali. Invece i movimenti per la giustizia ambientale li ponevano come questioni sociali. Cioè loro dicevano, se tu vieni qui e fai un mega progetto, le mie economie locali vengono spazzate via. Quindi allora non è che il tuo sistema, che voi definite capitalista, è il problema che noi abbiamo, perché ovunque nel mondo teorizza due condizioni che gli ambientalisti non prendono a riferimento. Ve lo dico da economista. L'accumulazione di capitale si fonda su due necessità. La prima è aver teorizzato la crescita economica infinita a fronte di un pianeta con risorse infinite. Per cui noi stiamo continuando a dire, tutti, perché siamo tutti dentro questa visione, ogni forza politica che oggi siede in Parlamento, ad esempio nel nostro paese, cresci in termini di PIL e noi riusciamo a darti lavoro, a migliorare la qualità della tua vita, a risolvere i problemi che hai. Il problema è un altro, ci è stato detto dal 1970 dalla scienza e quindi dagli scienziati dell'MIT che hanno scritto il primo fondamentale testo del Limit to Grow, i limiti della crescita, c'è stato detto, guardate che questo tipo di crescita economica interna al paradigma capitalista produce un esaurimento delle risorse e quindi si traduce in esclusione sociale
è in necessità di fare una guerra per poi risolvere il problema di dover distribuire quelle, quei beni e quei servizi a tutti. Quindi prima condizione, follia. E questo pedagogicamente, quando io lo spiego ai ragazzini nelle scuole elementari e medie, credetemi, lo capiscono prima di quelli della mia generazione, perché evidentemente il livello di colonizzazione dell'immaginario loro non ha ancora attecchito al punto da non capire come gestire una risorsa in termini di equità sociale. La seconda condizione che pone il capitale è la creazione di un esercito di manodopera di riserva. Noi infatti siamo davanti alla più grande proletarizzazione di massa in assenza di Marx, quindi quello che Marx diceva oggi lo stiamo vivendo. Abbiamo più di 1 miliardo di nuovi proletari che si muovono per il mondo. Abbiamo, chi sono questi nuovi proletari? Praticamente per 3/4 sono espulsi dai loro territori, dalle loro economie locali, dai loro mondi, perché il livello di peggioramento delle condizioni ambientali fa sì che loro non possono più riprodurre il loro sviluppo. Vi faccio un esempio: quando vedete uno che viene dal Sudan, non se ne va solo per le guerre. Prima faceva il pastore, la desertificazione produce il fatto che tu non puoi fare più il pastore. Se vedete una donna nigeriana poi battere sulla strada, ricordiamoci che vivevano magari 28 milioni di Igbo di Ogoni nel delta del Niger e che negli anni 70-60 è arrivata l'Eni, la Total e la Elf, hanno fatto il buco perché hanno trovato il terzo giacimento di gas più grande del mondo, e le comunità che vivevano con quello che la terra gli garantiva felici nel delta del Niger si sono spostate a Lagos, città di 80.000 abitanti che diviene una megalopoli di 18 milioni di abitanti, quindi urbanizzazione selvaggia, deruralizzazione, rottura del rapporto costo-lavoro equo, e quindi il salario, la dignità, come nel nostro paese, messo addirittura in Costituzione, perché tu hai un esercito di disperati che verrebbe a lavorare anche per meno. In più abbiamo i migranti ambientali, che solo quest'anno sono 157 milioni, e secondo il Pentagono, che curiosamente, ma senza nessun curiosamente lo capite da soli, perché insieme all'IPCC, il Pentagono è la struttura che meglio analizza questi problemi, il Pentagono ci dice che probabilmente nei prossimi 40 anni ci potrebbero essere 1 miliardo di persone, di profughi ambientali, costretti a lasciare le loro case, le loro terre, non perché vogliono venire nell'Eden, ma perché non hanno altra maniera. Pensate a chi nelle isole Tuvalu è costretto ed è stato già sfollato, cioè noi stiamo già sfollando paesi interi che vivono nella linea dell'equatore, perché ovviamente i poveri sono colpiti 2 volte, perché vivendo in luoghi sensibili loro pagano 2 volte il prezzo di un pezzo dello sviluppo, di un pezzo dell'Occidente. Primo, perché non hanno contribuito a quel livello di inquinamento. Secondo, perché ne pagano di più gli effetti, perché si trovano in zone di equilibrio. Per cui, per chiudere, l'ambientalismo queste robe non ce le ha spiegate, non ci ha detto che il male da cui scende il problema ambientale, che si traduce in povertà per me, che non sono, mettine, ambientalista, né pacifista, non mi interessa niente, mi interessano i diritti umani. E allora, per garantire i diritti umani, oggi o io li aggancio al riconoscimento dei diritti della natura in Costituzione, come è avvenuto in altri paesi, e quindi rendiamo soggetto e non più oggetto la terra, che quindi non è inerme ma è madre, e facciamo un balzo rimettendo insieme giustizia sociale, ambientale e perfino ecologica, riconoscendo una soggettività a ciò che è vivente intorno a noi. Oppure noi siamo in una situazione paradossale per cui parliamo di problemi ambientali dal 1971. Abbiamo fatto 25 conferenze mondiali sul clima, 2 incontri mondiali della Terra, parliamo di sviluppo sostenibile da quando sono nato, mi pare, ho 45 anni, mi pare di sviluppo sostenibile, eppure siamo davanti alla più grave crisi ecologica della storia. Vuol dire che forse la strada che ci è stata indicata non ha funzionato. E questo è il tema. Noi ci basiamo su un valore di tipo scientifico, cioè se siamo davanti alla più grave catastrofe ecologica della storia e l'overshoot day oggi è il 1° agosto, l'overshoot day penso che sappiate è il momento in cui noi ci mangiamo nell'anno tutte le risorse che in un anno la Terra è in grado di rigenerare e organizzare, per cui se noi ci mangiamo non il 31 dicembre ma il 1° agosto tutte le risorse, secondo voi dal 2 agosto al 31 dicembre che si crea? Uno spread, l'unico che possiamo misurare dai economisti, quelli delle agenzie di rating sono falsi, anche se sono performativi, mi rendo conto, ma questo maledetto spread ecologico si traduce in aumento della povertà. Questo l'ha certificato, lo hanno certificato le Nazioni Unite a Cancun, quando l'Agenzia dello Sviluppo ci chiama, noi avevamo organizzato la Cumbre dei Popoli
per la giustizia ecologica, dice: avete ragione, c'era la Ohlstrom, premio Nobel per l'economia, Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, che sono i nostri riferimenti. Avevate ragione, ci hanno detto. Questo sistema produce diseguaglianze sociali che sono il frutto delle ingiustizie ambientali. Quindi bisogna attaccare il paradigma produttivo ed estrattivo se vuoi cambiare e distribuire le risorse naturali in termini di giustizia, altrimenti non ne usciamo. Perfetto, è clinico. Mi sono appuntato tre domande, proprio perché appunto invece proprio perché sei molto cartesiano nel tuo ragionamento e molto clinico anche. La prima è una domanda appunto più di conoscenza da, diciamo, storico dell'ambientalismo, ok? Ed è, tu tratti nel tuo libro, insomma, orizzonti che non sono soltanto quelli europei o quelli occidentali, parli moltissimo di che cosa vuol dire appunto ambientalismo in comunità rurali, ambientalismo in Messico, in Asia, eccetera, eccetera, che chiaramente è un cambio di prospettiva. Ti volevo chiedere, quindi, diciamo, come, te elenco tutte e tre le domande, se c'è, diciamo, un ambientalismo, se tu vedi oggi il rischio, il pericolo, il limite di un ambientalismo occidentale e di un ambientalismo, chiamiamolo, postcoloniale. Seconda questione, moltissima dell'attivazione, della sensibilizzazione che, diciamo, questa ultima ondata ecologista che in qualche modo anche i Fridays for Future hanno intercettato e della sostenibilità ha lavorato, sta lavorando su una riduzione dei consumi di inquinamento. Ci sono state fasi in cui questa cosa sembrava appunto una soluzione, mi viene in mente una decina d'anni fa, forse qualcosa di più. A un certo punto c'è stato un grande innamoramento globale per la retorica della decrescita, poi quella roba lì a un certo punto mi sembra che sia svanita. E ti volevo chiedere se questa questione appunto del ridurre il consumo, di plastica, ridurre il consumo di rifiuti, eccetera, eccetera, sia effettivamente, come dire, una questione essenziale o sia appunto una retorica. Terza questione, tu a un certo punto arriverei un po' all'Italia. Parli per esempio appunto dell'esemplarità della lotta della TAV. Perché diciamo, in quel modello che tu hai ricostruito in maniera appunto molto articolata, perché appunto la TAV è l'esempio di una lotta che è una lotta per i diritti e non una lotta ecologista, che è una lotta appunto che riesce a rovesciare un no invece in una lotta per la giustizia sociale, non solo ambientale? E quarta questione che raggruppa tutte quante, quali sono per te delle lotte che quindi hanno forza, cioè come si vince da un certo punto di vista, o come si perde lottando nella maniera migliore? Allora, su cui parto da questo, perché io sono sicuramente una persona da questo punto di vista immensamente fortunata, perché avendo vissuto 10 anni in America Latina e uno in India, ho avuto la fortuna e il privilegio di partecipare a lotte che hanno cacciato 9 presidenti e 36 multinazionali. Quindi, cioè, so che in Italia non è comune parlare del concetto di vittorie. Io sono fortunato perché mi ci sono trovato, quindi ho potuto lavorare dal di dentro all'interno di alcuni movimenti. Penso alla CONAIE in Ecuador, la Confederazione Nazionale dei Popoli Indigeni dell'Ecuador, che è stato il movimento negli anni 90 più grande del mondo e che è stato il primo, prima di Seattle, che i media occidentali hanno visto come elemento. Ma vi ricordo che la rivolta è iniziata quando a dicembre del 99 il Fondo Monetario Internazionale ha dollarizzato l'economia ecuadoriana e noi, insieme ai movimenti indigeni e rurali dell'Ecuador, siamo insorti in forme nuove, come Christian Coglie, e quindi senza la necessità di prendere il potere o assaltare il Palazzo d'Inverno, che per esempio quando Muad è scappato dall'edificio, quando Gonzalo Sanchez de Losada è scappato dal Palacio Quemado di La Paz in Bolivia dopo la guerra del gas e dell'acqua che abbiamo vinto contro la Bechtel, contro l'Edison e altre multinazionali.
quello che mi colpiva, quindi riparo di questioni concrete in Bolivia, in Ecuador, in Messico, in Colombia, era o in Paraguay o in Uruguay dopo il referendum dell'acqua, quello che mi colpiva era la lucidità da parte dei movimenti per la giustizia ambientale e sociale, quindi soprattutto le componenti indigene, le componenti rurali, gli intellettuali impegnati sui diritti umani, era la capacità di spiegare a persone come me, che venivano da un'altra cultura, che il tema del potere non era il potere su, ma era il potere di. John Holloway fece un libro molto bello, forse alcuni di voi se lo ricorderanno, Cambiare il mondo senza prendere il potere, sembrava un po' naif per certi versi, e forse la traduzione non ha aiutato tanto la diffusione di quel testo, ma il potere di, che ti spiegano le comunità indigene, le comunità native, il potere di fare qualcosa. Ed è un potere molto più grande che noi abbiamo dentro ciascuno di noi. Ed è, tra virgolette, un potere buono. Il potere su è un potere su qualcuno, su qualcosa che è visto come male, per esempio. Perché è un potere che limita la tua libertà e la tua capacità di crescita. Anche nella interpretazione della vita, per certi versi. Per cui, come si vince? Si vince sicuramente provando a costruire le alleanze sociali più grandi a partire dalla condizione materiale. Io ne parlavo con Virginia. Il paradosso è che io personalmente qui a Roma, nel lavoro che noi facciamo, come sapete, con la rete dei numeri pari, quindi con gli attivisti antimafia, gli operatori sociali, i comitati di quartiere, i parroci di periferia, gli insegnanti coinvolti nelle scuole, i cittadini comuni, le mense, i dopo scuola che facciamo, noi siamo partiti da un fatto che tutta la cultura che qualcuno di noi pensa di avere non è sufficiente in questo momento per costruire delle alleanze sociali che si fondano sulla cultura. Questa è una cosa abbastanza paradossale che ho notato in India e in America Latina. Quello che ti consente di costruire un'alleanza è la condizione materiale. Tu mi dirai, hai scoperto l'acqua calda. A noi ce l'hanno detto sempre anche i nostri pensatori in passato, che devi costruire un'alleanza sui saperi e un'alleanza sociale. Questo è l'elemento che ho visto aggiungere in America Latina, ma ti dico la verità, perfino negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di incontrare alcuni dei fondatori, dei teorici dei movimenti per la giustizia ambientale, come il professor Robert Bouillard, che a proposito di Vittorio è un professore, ma questo ragazzo aveva 20 anni quando faceva l'operaio in una di quelle fabbriche dove gli Stati Uniti avevano allocato le principali attività produttive inquinanti, la Hunter Valley, denominata poi Cancer Valley. E in quei luoghi anche Martin Luther King andava per sostenere le battaglie, per le prime battaglie, pensate un po', negli anni 60 per la giustizia ambientale e sociale, perché i lavoratori neri, come Robert Bouillard, diventato professore poi alla Pittsburgh University, dicevano: a noi gli ambientalisti non ci rappresentano, we speak for ourselves, perché non capiamo perché io mi devo ammalare a prendere un tumore e avere pure un salario più basso. Da pugliese potete immaginare a cosa sto pensando in questo momento. E quindi loro dicevano: we speak for ourselves. Quindi partivano da una loro condizione materiale, dalla questione dei diritti, come tu hai ricordato, diritti sociali, e poi sono arrivati a scoprire che i diritti sociali erano maledettamente condizionati dai diritti ambientali e dalla perdita dei loro diritti, in quanto, e qui arriviamo alla giustizia ambientale, al lavoro stratosferico che Robert Bouillard nel 91 ha fatto, individuando i 18 principi della giustizia ambientale. Cioè loro ti dicono, quando dicono we speak for ourselves, e quindi come costruisci tu il tuo punto di vista. E ritorniamo, vi ricordate quando all'inizio ho detto c'è una relazione fra diritto al lavoro, diritto alla salute e cambiamenti climatici. Se noi vogliamo quindi attaccare la governance che ti porta a lavorare a Taranto, come nella Hunter Valley già dagli anni 60, soggetti quindi vittime di razzismo ambientale, cioè si spostano i costi, i rischi, le riduzioni di libertà sulle comunità più povere, più ignoranti e più ricattabili. Questa è la categoria del razzismo ambientale, che se la prendete la potete applicare anche a Roma e in molti luoghi. Quindi, no, io non lo so, vi ricordo Torre Maura, ci siamo capiti al volo, perché cosa sono i trasporti mancati, i servizi non erogati, l'urbanizzazione selvaggia, le discariche a cielo aperto, lo schifo nell'aria, che cos'è? Se no, l'impossibilità per me di accedere all'ambiente come luogo in cui lavoro, ti dicono i lavoratori, in cui prego, in cui porto i figli al parco, in cui trascorro il mio tempo libero.
una questione che noi abbiamo rimosso, perché ormai siamo così presi dalla crisi del capitale. Loro ti dicono sui principi della giustizia ambientale. L'ambientalismo, quando parla di giustizia, o non ne parla o lo fa male. Ma a cosa ci è servito, direbbe Amartya Sen, la giustizia ambientale? Per allargare il paradigma della giustizia. Perché? Perché nel paradigma della giustizia, da Kant in poi ci insegniamo, se ci stai dentro sei un soggetto di diritto e hai tutela e titolarità giuridica. Se stai fuori, non ne hai. Sono state fuori le donne, vi vorrei ricordare, fino a qualche decennio fa. Formalmente sono rientrate, anche se poi nella pratica ancora non è così. C'è un grande dibattito a questo punto che si è attivato. La natura, gli animali, gli ecosistemi, senzienti o no, devono essere all'interno della comunità della giustizia, visto che per fare giustizia ho bisogno che quegli ecosistemi e quel continuum della vita venga assicurato? Evidentemente sì. E la prima riflessione, il primo che l'ha fatta, pensa un po', è stato Rodotà in Italia. Perché quando noi parlavamo della necessità per i movimenti della giustizia ambientale di aprire il paradigma della giustizia e di parlare di giustizia come riconoscimento, giustizia come partecipazione, giustizia ecologica, e quindi Rodotà è stato il primo a dire non siamo dei pazzi. A un certo punto nel suo libro Solidarietà, lo ha fatto anche Maddalena, cita alcuni dei miei testi per dire hanno ragione coloro che si battono e che ci spiegano che per difendere i diritti umani, la giustizia sociale, oggi, in questo millennio che è cambiato rispetto al Novecento, abbiamo bisogno di inserire i diritti della natura. Perché? Perché è l'unica maniera che io ho in Amazzonia o a Taranto di poter dire e denunciare l'Ilva per crimini contro l'umanità, dimostrando che tu non produci più sfavore. Hai prodotto 100 di ricchezza e io ti dimostro, noi economisti ecologici lo sappiamo fare, che hai prodotto meno 1000. E quindi tu non produci ricchezza. Ecco perché abbiamo la necessità disperata e disperante di far capire agli altri come stanno le cose per produrre la desiderabilità sociale del cambiamento, se no non ti arriva, perché tu continui a pensare Taranto è l'emblema dello sfacelo o delle possibilità di ricomposizione. Lavoratori contro altri lavoratori, cittadini contro altri cittadini, comitati ambientalisti contro i lavoratori, magistratura contro il governo, governo contro città, bonifiche che non arriveranno mai, economie locali che non esistono più. Banalmente, io sono barese, la cozza tarantina era una cozza importante, voi una cacchiata, no, per le economie locali, la pastorizia e la cozza di Taranto alimentavano migliaia di posti di lavoro, cioè migliaia di posti di lavoro giusti e buoni, cioè che non avevano un impatto insostenibile. Quelle filiere, quelle economie sono disintegrate. E la terza città della Magna Grecia, perché Taranto era la terza città della Magna, oggi è una città che non esiste più, dove se tu vuoi trovarti lavoro devi scappare, dove un attore organizza il 1° maggio per parlare di giustizia ambientale, un nostro amico Michele Biondino, come sapete, dove tu rischi continuamente, perché tra l'altro nell'opinione pubblica affrontare questi temi sono considerati una infrazione. Uso esattamente quello, non ve lo posso dire, che un grande giornalista, un direttore di un giornale molto importante, ha definito il nostro pensiero, ha definito il mio libro, il nostro pensiero, un'infrazione. No, un'infrazione perché? Perché se tu parli così lo capisce il lavoratore sfruttato, lo capisce il presunto ambientalista, lo capisce quello che fa le cozze, lo capisce il magistrato, e allora tu ti scopri, come in America Latina, a vincere, perché hai dimostrato che puoi costruire un'alleanza sociale che garantisce il buon vivere a tanti, non ai miliardari, perché non parliamo per tutti, non parliamo per i capi di Confindustria, per, è evidente questo. Quindi si può vincere costruendo alleanze sociali che partono dalla condizione materiale, ma che devono fare un cambio, devono costruire anche alleanze sui saperi. E quindi venirci a dire che socialismo, comunismo, socialdemocrazia, cattolicesimo sociale, cultura liberale, che erano le risposte alle nostre domande forti nell'Ottocento e nel Novecento, oggi non sono più in grado di rispondere alle nostre domande forti. Per cui la domanda forte è: c'è la possibilità che io lavori e non mi prenda un tumore e posso anche adattarmi e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, che sono le uniche cose che possiamo fare secondo l'IPCC, adattarci e mitigarne gli effetti? Nella nostra idea di società, sì.
in quella in cui stiamo vivendo anche in questo momento? Purtroppo no, quindi io vi dico attenzione, aumenteranno le ingiustizie e aumenterà l'insostenibilità. Perché se parliamo così, come stiamo dicendo qui, io vi do una cifra per farvi capire la portata della sfida e perché hanno ammazzato la metà dei miei amici in America Latina che lavoravano su questi temi. L'intensità di lavoro per produrre un kilowattora di combustibili fossili o con le energie rinnovabili è 7 a 1. E allora, per esempio, col mio amico Maurizio Landini proveremo a ragionare su come si fa la riconversione ecologica delle attività produttive della filiera energetica in Italia. Chi la decide? Quanti soldi ci vogliono? E se l'austerità mi impedisce di fare investimenti diretti e tu hai chiuso a Guidonia e Nettuno due stabilimenti che facevano fotovoltaico, così vi parlo di cose concrete, e noi compriamo il fotovoltaico dai cinesi o dai tedeschi, c'è qualcosa che non va, perché Landini potrà essere solo il dispensatore, come fanno i sindaci, del fallimento della democrazia rappresentativa. Per cui lui il lavoro non solo non lo produci più, ma con la gig economy, che non riassorberà quanto cade della caduta del saggio di rendimento di marziana memoria, avrai il problema che non troverai manco lavoro o che ti farai sfruttare ancora di più per il lavoro. Quindi l'unica strada per noi è la riconversione delle attività produttive, perché creano 7 volte posti di lavoro in più, e li creano senza che il lavoratore litiga con l'ambientalista nel suo territorio e senza che tu ti incacchi, perché nel tuo territorio non produci più niente, perché noi produciamo per esportazione, non per soddisfare la domanda interna, da cui dovresti partire in qualsiasi forma di economia. Guardate, la famiglia, la mia cosa che tu devi fare in una comunità quando torni a casa è produrre per te, poi pensi a cosa puoi portare all'altra famiglia accanto. Quindi poi non mi ricordo le prime due domande che hai posto. No, la tappa, la questione del consumo. Ah sì, la decrescita del consumo. Beh, ovviamente ragazzi, è inutile ci prendiamo in giro. Ora, sicuramente aver costruito la decrescita felice, con grande sincerità ce lo dobbiamo dire, già aver messo la parola felice accanto a decrescita indica il livello che noi abbiamo, e cioè siccome sappiamo che dovremmo andare a dire ai cittadini che la crescita è male, allora ci mettiamo accanto la parola felice per far dire. Io quando mi è capitato tanti anni fa a Termini Merese con gli operai al sud, e c'era qualcuno che ha parlato di crescita felice, ed è complicato per persone che hanno messo la cinghia ancora 3 bottoni più là e tu sei grasso, così andargli a dire che devi fare decrescita felice, perché a me alcuni diciamo te diamo una capata, che vuol dire crescita felice, è un concetto complicato, ma non vuol dire che dietro un concetto complicato e mal espresso forse sul piano comunicativo non si cede una verità. Io ve l'ho detta, se noi l'1 agosto ci siamo mangiati tutte le risorse prodotte dalla terra e quindi le distruggiamo per i secoli dei secoli dopo, è evidente che dobbiamo ridurre una parte dei consumi e distribuirli meglio. Questo è un fatto. È evidente che noi non dovremmo produrre più plastica, perché è pura follia. Però qui siamo nel campo della tecnica. A noi sta più a cuore spiegare ai ragazzi perché, cosa c'è in ballo. Perché poi, guardate, con le buone pratiche, ne abbiamo parlato, ti ricorderai, siamo della stessa generazione, abbiamo pensato per 10 anni che le buone pratiche potessero salvarci e farci affrontare questa crisi feroce che il fallimento di quel sistema porta con sé, senza fallire del tutto, perché poi si parla di crisi del capitalismo, ma è là. Non è che loro non pensano giornalmente a riguadagnarsi la pagnotta e non fare plusvalore, Decrescita felice, se devo dirvi in termini strategici e comunicativi, penso che non vada bene, perché noi dovremmo spiegare che gli operai di Termini Merese hanno tutto diritto a consumare, ma magari devo io consumare qualcosa in meno. Ma il tema del consumo c'è: un cittadino californiano consuma 750 litri di acqua al giorno. La coperta è questa in economia. In Burkina Faso 100, lo capite da soli, che dobbiamo autolimitare. Tanto è vero, mi restituisce una roba importante che mi ero scordato di dirvi, della grande differenza tra ambientalismo e giustizia ecologica su un piano scientifico. Ed è una differenza premiata addirittura con un Nobel, ma decenni fa. Si chiama paradosso di Jevon, effetto rimbalzo. Io non so quanti di voi lo conoscono, lo spiego velocemente. Noi, chi viene dall'ambientalismo, parla spesso di ecoefficienza. Questo è passato, no? L'ecoefficienza, l'efficienza, e quindi, no? Quel tema là.
Vi faccio un esempio che aveva fatto questo economista che poi ha preso il nome. Ok, quindi voi ci dite che dobbiamo produrre delle automobili che non vanno più a petrolio, giusto? Che vanno ad acqua, ad esempio. Va bene. Secondo voi, quante automobili è possibile produrre per evitare un effetto rimbalzo? Traduco, se io faccio 1 miliardo di automobili, anche che vanno ad acqua, secondo voi c'è un effetto rimbalzo, c'è un effetto paradosso che ho peggio rispetto a quelle che stavano andando a combustibile fossile? Certo, perché sposto molte più materie prime e materiali che fanno parte sempre della terra madre, e quindi l'impatto che avrò a un certo punto è paradossale, è peggiore della soluzione prospettata. Questo introduce l'elemento della ecosufficienza e quindi il tema del consumo e della riduzione di una parte dei consumi. Non basta parlare di ecoefficienza, devi parlare anche di ecosufficienza, se vuoi parlare di giusta sostenibilità. Questa è una critica che spesso fanno al vegetarianesimo, nel senso che spesso si dice che in fondo i consumi, vegetarianesimo forse sto esagerando, cioè in fondo quello che noi stiamo cercando, cioè nel senso che di fatto soltanto una parte più benestante può permettersi di ridurre i consumi, di consumare in qualche modo in maniera più sensibile all'ambiente, con una produzione che rispetta criteri di sostenibilità, eccetera, eccetera, ma io che sono sì. un che prendo 700 euro al mese, eccetera, eccetera, chiaramente non potrò permettermi invece di fare... E qua entriamo nell'altro paradosso che noi viviamo oggi... Paradosso speculare, scusa. Cioè, è come sulla povertà, cioè, se tu prendi 700 euro al mese e sei precario, vai a mangiare a discanto, non ci prendiamo in giro. Certo. Io abito al Pigneto, no? Quando sono andato ad abitare al Pigneto c'era la bottega del commercio ecosolidale sotto casa mia, molti se la ricordano, via Macerata, era dedicata a Chico Mendez, a proposito delle persone di una certa rilevanza. Ha chiuso perché se noi potevamo andare lì a comprare giusto il caffè Rebelde che costava un 20% in più alcuni prodotti, non posso più andarmi a comprare la marmellata a 8 euro. E quindi o tu attiri come pubblico, un pubblico paradossalmente che può permettersi dei consumi di qualità, ma che vive con un'impronta ecologica devastante. Magari arriva la signora in pelliccia, me l'ha detto proprio una mia amica, e dice, ma io che sto a fare in quella tenera attività se poi mi arriva la signora in pelliccia e tu non puoi venire più a comprare qua. E quindi quella bottega chiuso, che era l'emblema di un'idea che noi avevamo del fair trade, cioè quella di consentire a noi ex occidentali più ricchi di poter consumare con un 20% in più, sostenendo il prezzo del giusto prodotto e della non contaminazione ambientale nei luoghi di origine di quelle materie prime. Questo meccanismo salta e allora noi dovremmo essere lucidi e politici e dire come si fa a rispondere a quello che pone Cristian. Semplice, ve lo dico da economista, fiscalità generale, e quindi io dovrei, però non sto governando, quindi torniamo alla desiderabilità sociale. Come faccio a far sì che il cittadino di Torre Maura o della Romanina possa accedere a un cibo migliore, possa portare i suoi figli in una scuola migliore, possa... fiscalità generale, ragazzi, cioè io metto, tasso 3 volte di più un prodotto che non è a chilometro zero e invece premio l'altro. Il problema, e torniamo a bomba, e quindi al capitalismo, ecco perché è curioso che nel Friday for Nature si facciano i tiroloni e il 23 marzo, quando ti veniamo a dire come intendiamo affrontare per i comitati italiani i temi della giustizia ambientale, non ci sia più una riga sui giornali, se ci pensate, tranne che sul manifesto. È la stessa identica cosa. Se volessimo con la fiscalità generale premiare delle produzioni, noi avremmo un'alleanza possibile con una marea di piccoli imprenditori nel nostro paese, che non aspettano alleanze sociali che sul piano dei saperi consentono a delle filiere di mercato di prendere forma. Guardate, io non sono contro l'economia di mercato, per capirci. Io sono a favore anche dell'economia pubblica, comunitaria. Io credo, come la Ostrom, a un policentrismo economico.
Il mercato può servire, nei mercati tu vendevi tutto, scambiavi, incontravi. Attenzione, non si deve demonizzare né mitizzare proprio niente. Così come l'idea dello sviluppo e della crescita, ecco perché non regaliamo, perché abbiamo regalato concetti alla destra come sicurezza e noi la potremmo declinare in termini di sicurezza sociale, sicurezza ambientale. Abbiamo regalato alla destra termini come crescita e sviluppo, potremmo dire che lo sviluppo è una parte materiale e una parte immateriale. Tu cresci fino a che età? In altezza? A 16 anni. Quindi. Poi però cresci intellettualmente, puoi crescere da altri punti di vista. Quindi dobbiamo essere noi capaci di declinare delle risposte. Se ci giriamo dall'altro lato o pensiamo di mettere in campo la tecnica e non una critica profonda al modello, senza indicare una speranza vera in cui io ti offro il buon vivere. Noi si è vinto in America Latina e anche se hai dovuto fare delle dittature, perché guardate, qui non ci hanno bisogno di farle. Le politiche di aggiustamento strutturale che noi abbiamo studiato, che venivano fatte negli anni 90 nel sud del mondo e oggi si chiamano austerità in Italia, in Portogallo, in Spagna, dovunque, lì non sono riuscite a scalfire l'egemonia culturale che abbiamo costruito con questo approccio. È molto interessante quello che tu dici, dovresti trasferirlo. Ragazzi, si può vincere, ma ci sono delle modalità per vincere, ci sono delle pratiche per vincere. Devi rispettare anche una giustizia procedurale? Sì. Come si convocano le assemblee, quali punti all'ordine. A me hanno insegnato anche queste cose lavorando in America Latina. Questo è interessante. Perché, per esempio, loro ti dicono, è un po' guarda come nel capitale, loro dicono che le SPA per noi sono più democratiche rispetto a come lavoriamo noi. Perché un SPA, un manager che non fa profitto, viene mandato a casa. E allora a me mi hanno chiesto spesso, ma perché allora non possiamo fare i nomi? I rappresentanti dei nostri mondi non vanno a casa se ci hanno portato allo sprofondo e se il tuo potere d'acquisto come operaio sei ridotto del 35% in 10 anni, per esempio. E allora dicono, e come convocate voi le riunioni? Come prendete? Io ho imparato la democrazia deliberativa lì, che non è una cosa da fricchettoni. Alessio Zanattelli ci abbiamo provato nel 2001 a Genova, con la rete di input e con altre esperienze, a provare il famoso metodo per il consenso, vi ricordate? La gente diceva, che palle, voi fate riunioni infinite. Però, cioè, stiamo provando anche noi a fare. Bravi, però io vi posso dire una roba. Quando io facevo riunioni estenuanti in America Latina, che proprio, cioè tu, io dentro di me pensavo, ma come fanno questo? Il punto è un altro, io capivo che ero un incapace io, perché alla fine della riunione, anche se durava 14 ore, partecipato a una riunione, c'è roba da svenimento, cioè proprio che te butti là a terra e il compagno lì a Marco, sì, stai a chi, no, cioè perché, capito, lo sgamato che ti eri buttato a terra disperato. Quando esci però da quella riunione, tu sei una roccia, la comunità è tutta coesa, le decisioni sono state prese da tutti, anche dalla signora incazzata nera che ogni volta contesta, che quindi quando poi esce da qua, siamo un blocco unico. Il tema è quello, e soprattutto mi hanno insegnato che anche come le convochi le riunioni non è neutro, niente. Noi abbiamo degli atteggiamenti, li abbiamo introiettati, noi li abbiamo subiti. Vi ricordate, ci avevano insegnato da Pischelli che poi nelle assemblee alla fine decidevano i capi, alla fine, no? Perché c'era lo stress. Cioè, nel senso, no, le convochi non le inizi mai puntuali, e le decisioni vengono prese alla fine da quelli che rimangono, oltre il tempo previsto. Sul piano deliberativo, una roba del genere non esiste, non ha forza, non ha sedimento, non è presa dalla comunità, una cosa banale. Cioè, ti dicono che tu devi costruire un ordine del giorno, devi identificare quanto tempo vuoi dare per ogni punto della discussione, a che ora tu finisci e deliberi. Perché io devo sapere che se arriva alle 8:30, alle 8:15 era la deliberazione. Quindi a me hanno spiegato che noi siamo indisciplinati e siamo un po' anarcoidi, quando invece l'autodisciplina è un elemento fondante di tutti i movimenti di cui sto parlando. E ogni tanto, tu ti ricorderai, Virginia, in passato ci guardavano male, oggi lo possiamo dire con facilità, anche perché poi nel nostro campo tendiamo più che a avvicinare i colti, tra virgolette, soprattutto i poveri. Ma il tema della autodisciplina con i cosiddetti compagni in passato e con chi era colto nel nostro paese ed è colto, non è ben visto, è inteso quasi come un concetto di destra, perché tu rivendichi la tua libertà legittima di essere umano, ma qui sei un altro film, sei una comunità,
si deve muovere, deve fare una battaglia per salvare una foresta, per salvare una vita, per ripristinare il diritto alla salute nel tuo quartiere, per... Cioè, ragazzi, noi abbiamo, lo sapete, la Rimafro, quando abbiamo iniziato la battaglia a Milano, in una fabbrica, la Mafro, che faceva collettori per l'aria condizionata per la BMW, no? Hanno delocalizzato in Serbia e con i nostri compagni abbiamo occupato una fabbrica e è diventata di caso la fabbrica recuperata più importante in Europa, l'ha incontrato il Papa e abbiamo stabilizzato 86 posti di lavoro lì e ancora potremo creare con la riconversione ecologica. Quella roba là l'abbiamo fatta una disciplina che io non so, guardate, quegli operai sono dei mostri per me, sono dei grandi. E l'hanno pagato appunto, e come sapete Massimo Lettieri è stato in maniera infame accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Noi che combattiamo il Clan Arena, Trezzano su Naviglio, Milano per capirci, guardate quante questioni stavano dentro una battaglia per la riconversione ecologica. Sei andato a trovarti una fabbrica che produceva collettori per aria condizionata, che delocalizza per il discorso che vi facevo prima, accumulazione di capitale e quindi costo del lavoro, creazione di esercito di manodopera di riserva, che teorizza l'idea della crescita economica infinita, e quindi su Trezzano su Naviglio vogliono fare una strada con 300 milioni e altro cemento, con dietro la cittadina con la più alta percentuale di 'ndrangheta d'Italia, Milano, Trezzano su Naviglio, tu ti trovi a occupare una fabbrica, eri un operaio, non sapevi niente di ecologia sociale, quindi ecologismo dei poveri, e capisci che ti puoi dare il lavoro riconvertendo e facendo bene a te e alla comunità, fai giustizia sociale a te che ti crei il lavoro e giustizia ambientale recuperando 11 tonnellate di materiale elettrici e elettronici, perché l'Europa ti dice che entro il 2019 se non hai recuperato l'85% che hai prodotto non ne puoi produrre altro a proposito di consumi, e l'Italia sta sotto questa percentuale. Quindi, per dirvi, se entriamo dentro la questione materiale troviamo sempre le risposte, ma le risposte richiedono una disciplina, una preparazione e una chiarezza che sulla quale dobbiamo lavorarci. È inutile che io non possiamo dire fesserie, perché ci dobbiamo lavorare, perché ogni tanto siamo riottosi a prendere delle decisioni insieme, riottosi a essere disciplinati in una certa, riottosi ogni tanto si parla come comunità, perché è importante, bisogna essere, certo, in certe battaglie. Faccio un'ultima domanda proprio veloce, poi appunto la lascio così. Non so, hai letto questo libro che si chiama di Hrnicek e Williams, pretendi il futuro, pretendi la piena automazione, no, cioè, c'è una critica, diciamo, che Hrnicek e Williams fanno di fatto sul fatto che, diciamo, molti movimenti politici negli ultimi anni, anche molti di quelli di cui parli tu, appunto dal Chiapas alla NOTAV, diciamo, siano movimenti, diciamo, che di folk politics, cioè movimenti che in qualche modo sono antitecnologici, e tu anche in qualche modo, come dire, sottotraccia alle cose che hai detto, hai dato un accento forse non positivo all'idea che la tecnica in qualche modo possa essere una soluzione, mentre appunto l'idea che invece se ci fosse una piena automazione, se ci fosse, come dire, uno sviluppo tecnologico tale da consentire, cioè nel senso, perché non potremmo pensare che lo sviluppo tecnologico in qualche modo su tutta una serie di nodi che tu hai messo e possa essere, diciamo, un alleato e non una... No, allora, questa è una domanda importante, cioè un tema che Cristian è ancora importantissimo, non può essere sciolto in un paio di minuti, quindi vado a flash. Niente è neutro. Niente è neutro, così lo diciamo apertamente, perché l'Accademia non è neutra. Tu l'hai visto nel testo, io parlo in un capitolo e ricordo come De Benedetti, che è il presidente dell'Accademia degli Economisti degli Stati Uniti, a un certo punto nel 2012 inizia a dire a tutti: mi mandate il vostro 730, perché c'è qualcosa che non va. Abbiamo scoperto che, altro che gli Stati Uniti, siamo noi, molto peggio. Abbiamo scoperto, dice lui, che gli europei, gli economisti che vanno in televisione, gli accademici che vanno in televisione, sono tutti comunque a busta paga di aziende, e che stanno dicendo la crisi non c'è, perché poi sarebbe, cioè, per far incazzare veramente i cittadini, se avessimo qualcuno bravo della comunicazione dovremmo andare a prendere quello che ci hanno raccontato in questi 11 anni, no? Che la memoria è importante, senza memoria non c'è futuro. La crisi non c'è, l'abbiamo superata, sta finendo,
Tutto questo, lui inizia a dire, siccome l'Accademia non è mai neutra, mai, perché dove tu metti gli investimenti e chi decide le ricerche che fai sono interessi diversi. Quindi la tecnologia non è neutra. La tecnica non è neutra, dipende sempre chi controlla. Ora, per rispondere a Christian, io ti dico questo. Quando sono andato all'MIT nel 96, vinsi la borsa di studio a Bari per una tesi sperimentale e andai all'MIT e incontrai il privilegio di lavorare con Modigliani per quella tesi. Era un monetarista, quindi una corrente diversa dalla mia, io sono un economista ecologico. Lui disse, voi eterodossi, insomma, cambiamo un po' il tema, non avete capito, perché io gli parlavo della legge di Okun, scusate la brutta parola, poi diremo anche della curva di Kuznets, sempre per dire più brutte parole, ma ci servono per spiegarlo anche a casa. La legge di Okun dice, se tu trovi lavoro e cresci, si crea quel livello di qualità della vita, di sviluppo democratico e di piena occupazione. Allora io ponevo a Modigliani, scusi, voi ci dovete fare insegnare adesso, in Italia sui manuali del caffè, che la piena occupazione è possibile, ma sappiamo che il capitalismo non prevede la piena occupazione per sua natura, è quello che dicevo prima. Allora vi chiedo, domanda laica, a che percentuale di PIL dovremmo crescere per garantire anche gli sfigati in basso? Si chiama scrolling boat, in realtà, quello che non vi dicono. Cioè, le loro barche salgono e cade un po' di acqua e di briciole a noi. Anche io facevo Modigliani, e quindi, è simile alla tua, a che percentuale dovremmo crescere perché noi si possa vedere qualcosa in basso? Perché l'Europa cresceva da 29 anni di seguito e si iniziavano a creare disoccupazione strutturale anche a due cifre, anni 90. E lui mi fa, ma noi abbiamo calcolato, dovremmo crescere a una media del 4,1-4,2. Ma vedendo i dati, solo la Cina crescerà, infatti poi la Cina, come sapete, è cresciuta in doppia cifra, adesso ha rallentato. E come facciamo economie avanzate a crescere? Io all'epoca ho avuto la fortuna di avere il professor Morone all'Università di Bari, che era un grandissimo economista e quindi già sull'ecologia ci diceva, e dicevo, ma scusi, ma che impatto ha sulle risorse naturali la necessità di crescere sistematicamente a un 4,1, 4,2, no? E già, questo è un tema che la tecnologia risolverà. Io l'ho presa per buona. A un certo punto, 1994, Cancun, città del Messico, nasce il WTO. Prima c'era il GATS, General Agreement on Trade and Service. Nasce il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Gallagher e altri se la presentano, quindi non c'è bisogno di evocare i complotti, basta andarsi a vedere le carte. Loro ci dicono, alle ONG ambientaliste, alle organizzazioni indigene, preoccupate della nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sotto una direzione di marcia che parla apertamente della necessità di creare una nuova struttura rivoluzionaria per liberalizzare i mercati, armonizzarli e privatizzare i beni comuni. L'hanno fatto. Preoccupati, gli ambientalisti e gli indigeni, quindi due pezzi separati all'epoca, gli dicono, ma scusate, ma non avete pensato all'ambiente e ai poveri in questa storia? Cioè nel senso che l'impatto qual è? Loro ci mostrano la curva di Kuznets, un economista degli anni 30, quindi abbondantemente che è morto, una curva a campana, immaginate, che dice questo. Non vi preoccupate se quando il PIL cresce, quindi questo asse, voi vedrete che la povertà aumenta e anche il peggioramento delle questioni ambientali. A furia di crescere il PIL, la curva a campana riporterà in basso e quindi non vi preoccupate, avrete soddisfazione anche voi poveri e le questioni ambientali. Quindi all'inizio è vero, la disoccupazione come aumenta. Dicono per la Cina, nel senso adesso ci saranno i cieli linearizi, esatto. Poi le fabbriche mettono i filtri, le ciminiere, diciamo, esatto, così. E invece il tema, e quindi arrivo alla tecnologia, è che la tecnologia ci è stata già proposta, io ho avuto la sfiga, perché non si tratta in quel caso di fortuna, di partecipare a 10 conferenze del clima e ho provato un disagio allo stomaco veramente preoccupante, prossimo al vomito e alla colite, perché se voi aveste visto quello che abbiamo visto lì dentro, quando ci parlavano dei mercati del carbonio, per esempio, a proposito della tecnica, quanto costa una tonnellata di CO2? $75 costava all'epoca, adesso è scesa. $75 a tonnellata? Qual è la proposta che ti fa la tecnica? Tu, Gabon, emetti meno CO2. Io, Stati Uniti, me compro le tue.
Oppure c'è un problema del clima? Abbiamo inventato, guardate, lo stanno già facendo, le famose soluzioni Frankenstein di bombardare il cielo per far piovere o per ridurre le concentrazioni di CO2. Altri ci parlano di portare nello spazio, non sto scherzando ragazzi, sono cacchi amari, di portare nello spazio i rifiuti tossici. Cioè, come se già nello spazio non ce ne fosse parecchio. No, ma il tema è che se io sono grasso, non è dicendo a lui anche di dimagrire che dimagrisco io, eh. Cioè, quello che mi preoccupa quando affrontiamo la tecnica è che ci fa perdere di vista il centro del problema. Il problema vero, come diceva Jonas, e come il paradosso è che poi l'attacco al cuore dell'antropocentrismo di cui si nutrono anche socialismo e comunismo, quello è il tema, la ferita di fondo prodotta. Il tema vero che noi dovremmo affrontare è questo. Cioè, io sono vita in mezzo alla vita che vuole vivere. Giusto? Se mi dovessi definire, che cosa sono? Io sono vita in mezzo alla vita che vuole vivere. Quindi, se dovessi immaginare un'etica, perché quando tu invochi la giustizia e parli di giustizia stai parlando di etica, e quindi ognuno ha un'idea evidentemente diversa. Quindi la mia etica, o quella che sottende i mondi di cui stiamo parlando, è garantire il diritto della vita alla vita. E allora, se io so che il tuo modello non la garantisce, fa ogni anno, poi evito di farvi il numero a voi delle sfighe, 600.000 morti ammazzati per cambiamenti climatici, ma possiamo andare avanti. Se il tuo mondo, il tuo modello fa questo e c'è un'alternativa, perché non praticarla? Se parliamo così ai ragazzi, lo capiscono anche gli operai, ma gli devi dire, e lo stipendio chi me lo dà a proposito? Beh, io ti do lo stipendio, se governassi, ti do lo stipendio in cui tu fai la formazione per produrre non più 10 milioni di tonnellate di acciaio magari a Taranto, ma ne produciamo 5 quante servono all'Italia e all'Europa, non in un forno chiuso, facciamo la bonifica ambientale, mettiamo a valore tutte le novità tecnologiche per produrre in maniera migliore. Ecco, voi capite che se ti poni così con i cittadini, questo vincere è provare a garantire il diritto della vita alla vita. Perdere è far finta che non ci riguardi e quindi leggere il tema sbagliato, come l'hanno fatto i media in maniera ipocrita, di dirci la Terra c'ha 12 anni di vita, oggi scendo in piazza per Greta perché devo salvare la Terra. Tre errori in uno. Io scendo in piazza perché è un ideale condiviso, perché sennò io dovrei fare l'elenco da tutti i miei amici ammazzati, tiro fuori l'agendina e dico, beh, sapete che c'è da Chico Mendez a scendere, ce ne stanno tanti che hanno dato a Madre Terra, però lo faccio perché ci credo. Due, la Terra è un sistema autopoietico che si salva da solo, quindi il problema siamo i figli della Terra che si devono riarmonizzare con la Terra. Tre, la Terra non finisce fra 11 anni, cambierà le condizioni dei suoi ecosistemi e non le renderà potabili per te. 410 particelle per milione di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Guardate che era il periodo de, quant'è, 35 milioni di anni fa. Siamo arrivati a questo, non c'erano gli esseri umani. Dovevano avere dei dati più sconcertanti. Questi dati, quando li dicevamo alle forze politiche da 15 anni, capite perché abbiamo il dovere, ma io direi il diritto, la responsabilità tra noi di bollare tutta una serie di vecchi simboli e di capire che siamo in un millennio nuovo e ci è stata data un'opportunità meravigliosa. Che se guardiamo al cuore del problema e ci diciamo, oh, gli obiettivi sono gli stessi, tu che vuoi fondamentalmente? Stare bene di salute, avere un lavoro, una casa. L'unica strada che possiamo perseguire è mettere insieme tutti quelli che hanno problemi in questi settori, e sono il 70% del nostro paese, e indicare soluzioni chiare. Soluzioni chiare. Così facendo, guardate che l'impatto noi lo vediamo quando lavoriamo, anche con i poveri, con le persone che di questi temi non vogliono parlare. Dopo che hai dato la mensa e dopo scuola al figlio, la mamma si avvicina e vuole parlare con te di queste questioni. Perché se lo pone come madre per il fatto che genera la vita. La questione dei beni materiali. Quindi. Senti, io farei così, ci darei un quarto d'ora, 20 minuti per delle domande. E per continuare a chiacchierare e poi chiuderei, visto che oggi mi sembra che non soltanto insomma è stato un primo incontro. Stavo pensando di provare a rifare questa chiacchiera, diciamo una chiacchiera 2.0, una continuazione
alla biblioteca qui di Ennio Flaiano, provando a mettere insieme anche, diciamo, le cose su cui abbiamo lavorato in questi mesi, diciamo, anche in questo municipio. In parte la questione dei rifiuti, che è una questione che tu anche chiaramente attraversi nel libro, la questione appunto dell'impatto sociale delle periferie, e quindi la giustizia rispetto alla città e alla vivibilità. Poi insomma ci riaccorderemo quando farlo. Sì, volevo farti una domanda. Allora, tu hai parlato appunto di come per le comunità indigene dell'America Latina, piuttosto che del Niger, eccetera, eccetera, è chiara la connessione tra giustizia sociale e giustizia ambientale, ma perché loro, cioè le condizioni proprio di esistenza, di vita, derivano direttamente dal rapporto con la natura, dalla terra, dal... da noi ovviamente la questione è completamente diversa. Le condizioni sociali non sono, cioè il legame mentale, intendo, nel nostro immaginario, perché comunque sia è solo mentale. Il sistema è solo mentale, assolutamente. Però la mia domanda appunto è come far capire ai nostri poveri, ai nostri proletari, ai nostri fasce deboli, disagiate, eccetera, questa connessione. Perché veramente la colonizzazione dell'immaginario e mentale di questo sistema e del consumismo estrattivo e quant'altro, cioè, appartiene anche alle classi povere, cioè anche ai poveri i poveri di Torre Maura non vogliono semplicemente le condizioni basiche di vita, loro vogliono anche il cellulare da 600 euro, vogliono anche il SUV, vogliono anche, cioè, andare a mangiare il sushi del tonno comprato, che sappiamo, e non solo, ricordiamo anche che a Torre Maura, cioè Torre Maura nasce da abusi edilizi, e la maggior parte di quelli che adesso sono i nuovi poveri e disagiati, poverini, eccetera, eccetera, in realtà sono dei piccoli palazzinari che, ok, se le sono costruite loro con la calce e con i mattoni, quelle case, però ci hanno fatto i soldi in passato, con l'abusivismo e con l'estrattivismo, e quindi andando a costruire in quelli che prima erano campi coltivati, perché quella lì era l'estrema periferia di Roma dove c'erano le campagne, e ci hanno fatto i soldi con queste cose qui. Quindi non sono le tribù dell'America Latina, non stiamo parlando di questi qua. Allora, questi qua, figli del capitalismo, e come dice anche Mark Fisher in Il realismo capitalista, cioè noi veramente ormai c'è più facile immaginare la fine dell'essere umano piuttosto che non la fine del capitalismo. Non riusciamo, piuttosto ci auguriamo l'estinzione di massa e ci auguriamo che arrivi un meteorite e ci faccia fuori, piuttosto che augurarci la fine del capitalismo. Allora, in una società dove veramente l'immaginario consumistico e capitalista ha talmente tanto colonizzato il nostro immaginario, come riuscire a far capire la correlazione tra giustizia sociale e giustizia ambientale, dove appunto giustizia sociale deve essere necessariamente non tornare a consumare come prima che ti eri impoverito o avevi perso il lavoro, ma farlo in equilibrio con la natura. Come si riesce a far passare questo messaggio qui, in questa società? Intanto bisogna sempre capire il contesto, quindi ti rispondo, e parte innanzitutto da noi, da quelli che siamo in questa sala, per esempio, e siamo un buon campione anche di attivisti, di donne e uomini impegnati anche in altre città, con delle sensibilità che partono evidentemente da una cultura progressista, una cultura che si fonda sull'umanità, che quindi si nutre di una serie di messaggi, e io penso che una parte del problema siamo noi, prima di arrivare ai poveri, nel senso che
ricordo a tutti, perché ce lo ricordi, che se vai fuori e guardi un po' nei palazzi, negli angoli, nelle strade dissestate, negli interstizi del cemento, scoprirai che anche una goccia d'acqua portata da qualche parte ha fatto germogliare qualche pianta che spacca il cemento. Non è una metafora da fricchettone quello che ti dico che io penso che noi abbiamo perso la fede, non la fede in Dio, la fede nei nostri stessi ideali, perché pensiamo di essere l'ultimo staffettista. Te lo ricordi, avevo fatto questo discorso. L'ultimo staffettista è quello che arriva e dice: ho vinto, che figo, hasta la vittoria sempre, vittoria o muerte venceremos. Domanda: io penso che abbiamo introiettato il capitalismo perché il capitalismo cerca la scorciatoia, mentre la natura e la vita ci insegnano che c'è un tempo. E metti che te siamo il secondo staffettista, e il secondo staffettista passerà la staffetta a Christian, che poi non vedrà gli esiti del suo lavoro, e la passerà un altro che vincerà. Vincerà intendendo di garantire quel diritto della vita alla vita, e quindi quella riconversione che passerà, che parte dal basso e da dentro. Quindi c'è un tema che riguarda noi. Cioè, chi si vuole impegnare, chi ci mette la faccia, vi prego, vi scongiuro, vi supplico, mi butto in ginocchio, non potete pensare di approcciare gente che ha un problema di condizione materiale se non siamo capaci di dare speranza, di dare una direzione degli obiettivi praticabili. Dico questo perché nelle strategie per vincere questo è un aspetto fondamentale che non può essere ignorato. Perché se io sono circondato da gente frustrata che non ci crede più, andiamo a casa. Perché il povero ti sgama, chi viene dalle periferie c'è, ti sgama, sgama se tu sei veramente dentro, ci credi, sei appassionato. È la prima, è una precondizione tra noi, perché se tu vai a voce spenta, privo di luce, privo di energia, privo di chiarezza politica, a intercettare questi mondi, il rinculo è micidiale. Su questi mondi è esattamente però quello che dici tu. Cioè, abbiamo a che fare, che è un po' come nell'antimafia. Una volta, quando andavo a parlare a un ragazzino in devianza, a Bari, qui te lo faccio, oh, ma la dà la fatica? Cioè, ma la trovi la fatica, però? Oggi sapete che mi dicono, perché faccio antimafia qua, i ragazzini, quando andiamo con i tribunali e parliamo, ah sì, te quanto guadagni? E io faccio 1.300, perché ci paghiamo tutti uguale, a libero, 1.300. Ah sì, io faccio 500 euro al giorno. Ha leccato il dente, come dici tu. Se 20 anni fa il tema per rinunciare al male, alla mafia, era, oh, ma tu me la dai la fatica, perché io non ho giustizia sociale, per quello è lo zio col welfare sostitutivo che me la garantisce. Oggi viviamo una condizione peggiore, perché le diseguaglianze e la povertà che sono aumentate fanno sì che in questa città, la prima città di mafia in Europa, ci sono 94 clan e 100 piazze dello spaccio, e il livello di ricattabilità è di miliardi di euro a fronte di un taglio dello Stato di 3,2 miliardi al Fondo Nazionale Politiche e Sociali e della giunta Raggi in questa già bilancio di altri 52 milioni. Quindi capite che se tu non affronti il tema della povertà e delle diseguaglianze, dei regali allo zio e agli zii che ti possono garantire lavoro, copertura e tutto quanto. Il prezzario di alcuni clan è 35 euro per tenere la cocaina nel motorino, 100 per spostarla di quartiere. Il prezzario per i ragazzi. Capite? Quindi come incido? Abbiamo perso? O c'è dell'altro che tu puoi andare a guardare in quel ragazzo o in quella persona? Noi proviamo a capire, sempre partendo dalla condizione materiale, e qua arriva, e vedi perché noi abbiamo bisogno di cultura, almeno per noi, arriva uno straordinario personaggio che si chiama Max Neff, che nel 1986 ha scritto un libro epocale, tradotto in 36 lingue, Sviluppo a scala umana, che demolisce e vince il Nobel per l'economia alternativa, perché non glielo potevano dare manco quello ufficiale, demolisce le teorie di produzione e consumo del capitale. Io non vi faccio una lezione di economia, ve la faccio breve. E cioè Max Neff dimostra che se il capitalismo ti ha detto che i bisogni sono sostituibili e gerarchizzabili e compensabili, ok? I bisogni sono sostituibili, compensabili e gerarchizzabili. Max Neff ti dice, non è vero, esistono solo 9 bisogni dall'uomo di Neanderthal all'uomo economicus e questi bisogni non sono sostituibili né compensabili, quindi il sistema ha i piedi d'argilla e noi potremo vincere se diamo soddisfazione a un bisogno non soddisfatto. Traduco.
un bambino viene al mondo e ha bisogno, ad esempio, immediatamente di affettività e nutrimento, giusto? Sono due bisogni essenziali per ciascuno di noi. Il latte della tetta risponde a due bisogni contemporaneamente. Il capitale cosa ti dice? Se tu non puoi dare la tetta, io ti do 10 kg di latte e polvere in più. Il problema è che quel bambino, dimostrano poi la psicologia, avrà una lacuna sul piano dell'affettività. Quindi ti dimostro che non posso sostituire e compensare dei bisogni, perché alcuni bisogni non sono sostituibili. A un certo punto, negli Stati Uniti, vanno a chiedere ai Navajo per fare una New Mexico, un casinò, a fine anni 80, ed è un tema che noi utilizziamo in economia, il concetto di incommensurabilità, vanno a dire quanto volete per questo territorio. Poi non c'è prezzo. Vabbè, quanto volete? 1 milione di euro? No. 5, 10? No. E che valore date, ti dice l'economia capitalista? Che valore dai? Perché tutto ha valore. Come il mercato non lo dice, certo. E loro ti rispondono, illuminano, incommensurabile. Incommensurabile. Perché il rapporto con i nostri morti che sono seppelliti lì è trascendente. Non è sostituibile né compensabile. Boom. Iniziamo ad analizzare, come fa Max Neff, tutti i bisogni: affettività, nutrimento, libertà, sicurezza. E tu scopri che il capitale non ti risponde ai bisogni essenziali, e quindi siamo una manica di frustrati e repressi, ma è una grande occasione per noi, perché il sistema non ti dà la risposta ai bisogni fondamentali che hai. Se tu riesci a incuniarti lì, in quella grietas, in quei buchi, in quelle fessure, si direbbe, no? Tu apri un buco gigantesco e ti viene giù il muro. E dove l'abbiamo fatto? Viene giù il muro. Perché, ti ripeto, ci sono dei bisogni, ci sono ragazzi che in realtà volevano essere solo ascoltati. Non vi posso dire altro, però vi ragione. Quindi il tema non era i soldi. Sono partiti dai soldi perché la scorciatoia nella colonizzazione dell'immaginario è che solo qualcuno c'ha i soldi. Ma quando vai a scavare sulla incapacità di sostituire dei bisogni che lui aveva che non sono stati compensati dal capitale, tu puoi agire lì e vinci, perché scopri che appunto il bisogno... E poi la storia, ragazzi, fa dei cortocircuiti, non vorrei dirlo, fa anche dei cortocircuiti positivi, quando tu metti il binario nella direzione giusta. Per cui tocca che noi guardiamo anche i bisogni essenziali, per cui io la radiografia che faccio in un luogo è che magari... Ed è il tema della giustizia partecipativa come riconoscimento. In Val di Susa, o il referendum per i lavoratori a Pomigliano, non è stato un problema di ingiustizia distributiva. La Val di Susa, in realtà, non sono un problema di ingiustizia distributiva, no? No. E quindi non li potremmo leggere nelle categorie della sinistra novecentesca. Se tu vai a parlare con i cittadini in valle, la cosa che li ha fatti più incacchiare è il mancato riconoscimento per la psicologia e per Taylor, la ferita che tu più grave puoi fare a un essere umano, la ferita più grave, non riconoscerlo. L'hai ucciso a livello psicologico, è una ferita enorme. Per cui se tu non riconosci un individuo o un popolo, è una ferita enorme. Pensate, per i palestinesi, la giustizia in termini di mancato riconoscimento. Partecipazione, ti dicono in valle, noi non abbiamo mai partecipato alle vostre decisioni, scusate, siamo 80.000, dove si partecipa? Chi le prende le decisioni sull'ambiente? Amartya Sen, che poi pensa legittimamente di essere più intelligente di tutti, ci dice: non avete capito niente, l'unica forma di giustizia è invece la capability, cioè capacità. E lui dice: io faccio il massimo della giustizia in valle se garantisco a un individuo, alla comunità, la possibilità di utilizzare al meglio le proprie capacità, di farle fiorire in mezzo a tutte le altre. Paradiso. Perché ha riconosciuto che io e Virginia siamo diversi, quindi le mie capacità sono diverse dalle tue, e che io ottengo il massimo della giustizia teorica, attraverso quella si deve ottenere, se io lavoro sulle nostre capacità e le faccio fiorire all'interno di una comunità. Boom. Massimo, è il massimale della giustizia, perché se sai fare i 100 metri non te dirò di fare 40 chilometri, quindi non ti sto nemmeno omologando. Quindi ecco che ti dico, sì. Cioè, si deve andare a parlare con sincerità, partendo dalla condizione materiale, avendo chiarezza e noi portando luce e speranza, perché dobbiamo portare luce, perché la luce serve per guardare le cose come stanno. E noi, se non abbiamo più fiducia che la parola sia ancora fuoco e luce, è bene tornare a casa.
Perché la parola è vibrazione in materia, è vibrazione, e la vibrazione cambia la materia, e quindi le parole giuste possono ancora cambiare le persone. Per cui se non abbiamo fiducia in questo è complicato, con tutte le difficoltà che ci sono. Secondo me non ne farà una riflessione, diciamo, politica, come dire, anche negli schemi politici, no? Perché, per esempio, l'Italia è uno dei... adesso non so quale sia la regola e quale l'eccezione, però per esempio noi abbiamo da una parte l'Italia e l'America Latina in cui l'ambientalismo è di sinistra, è patrimonio della sinistra, la Germania e i paesi di lingua tedesca, Germania, Austria, in cui i verdi hanno una posizione centrista. Quindi noi non so quale sia la regola e quale l'eccezione, comunque la regola è la scienza per noi. No, nel senso, se siano più i paesi in cui l'ambientalismo è di sinistra o in cui più paesi in cui l'ambientalismo sia una questione trasversale a tutti i partiti, tant'è vero che comunque sono riusciti ad approvare, almeno in teoria, le regole delle auto euro, no? Nel 2004, euro 1, 2, eccetera. Quindi quella è sicuramente una regola, almeno in teoria, ambientalista. Quindi c'è stata una trasversalità dell'ambientalismo. Quindi forse proprio questo, secondo me il problema è questo. Fa capire che non è un tema solo, non dovrebbe essere solo patrimonio dei partiti della sinistra. Bravissimo, hai centrato un tema importantissimo, perché la critica che ti fa Boaventura da Sosa, che a mio avviso è in questo momento la testa più pensante che abbiamo a livello planetario, che ha scritto un libro epocale, Teoria dell'emancipazione sociale e la sociologia dell'assenza. Lui accusa, lui è nato in Portogallo, insegna in tre università a New York, a Coimbra e in Brasile, ed è uno dei fondatori del Forum Mondiale. Boaventura parla della sociologia dell'assenza per criticare le scienze sociali europee, che hanno fatto tabula rasa pensando che il mondo si esaurisce lì, e non hanno guardato alla sociologia dell'assenza. In questo caso tu hai guardato a quello che hanno fatto movimenti che noi leggiamo come sinistra in America Latina, che hanno introiettato perfettamente. Tu arrivi a Cuba e c'è uno degli istituzioni... Vorrei dirvi che a Cuba è il posto della giustizia ecologica, che il WWF premia come il paese dove più si rispettano i diritti umani. Il bolivarismo, no? Quindi lì sono introiettate le questioni. Allora però forse l'errore è il nostro iniziale di partenza. Non possiamo più oggi in Europa distinguere tra verdi e sinistra, perché dovremmo parlare, e quindi noi siamo quelli responsabili a farlo, di giustizia. Quindi noi vogliamo giustizia e sostenibilità. E quando parliamo di giustizia e sostenibilità intendiamo giustizia ambientale, sociale, ecologica, partecipativa, come riconoscimento. Vogliamo questo. E siccome non c'è ancora una forza politica per far questo, è necessario prima o poi che un soggetto politico nasca per rappresentare questi valori e questi obiettivi. Questo soggetto nascerà quando ci sarà un movimento in basso, conflittuale, propositivo, che tematizzerà le questioni, così come sono nati in Europa la sinistra e gli ambientalisti, perché nel Novecento venivano fuori una serie di questioni che noi abbiamo sistematizzato così. Quella sistematizzazione nel 1971 salta, perché l'Overshoot Day è la prova provata che noi, che da sinistra leggevamo come unico paradigma capitale lavoro, adesso dobbiamo sciogliere il paradigma uomo-donna, identità, nazione, indigeno, urbano, uomo, natura. Ci sono tanti più paradigmi. E le categorie del comunismo, del socialismo, della socialdemocrazia mi aiutano a sciogliere questi paradigmi? No. Le categorie ambientaliste mi aiutano a sciogliere i temi della giustizia sociale? No. Quindi siamo insufficienti. In più, io lo dico spesso ai nostri amici e compagni, ragazzi, non ci proponete più la trappola rivoluzione riformismo, per cui Raimo oggi è riformista e quindi è brutto e cattivo, domani torna rivoluzionario e quindi è un puro, Giuseppe è puro, no. Questa trappola è una fregatura clamorosa per i ceti medi e i ceti popolari, questa di continuare a immaginare la politica in continua tensione fra rivoluzionari e riformisti, perché dovremmo essere un po' più freddi e lucidi e guardare quello che ci conviene. E quindi se noi puntiamo alla riconversione, alle questioni che dicevamo, non troviamo soddisfazione nei programmi politici incoerenti. Infatti io l'espressione che uso, proprio perché non dobbiamo poi offendere nessuno e utilizzare le parole a modo, lo dico con tutto l'affetto che ho per gli amici.